Laura Arconti, presidente di Radicali Italiani. Laura, con omonima o quasi omonima presidente della Camera, ormai c'è un carteggio in corso, una lettera, una replica e una tua controreplica. Come sta andando e a che cosa pensi si riuscirà ad ottenere soprattutto? Ma io adesso tu dici replica e controreplica, no, c'è una mia lettera indirizzata a lei e al Presidente del Senato, c'è una sua risposta, tra virgolette, perché risposta dovrebbe rispondere. Quando si dribbla non è tanto risposta. Poi c'è una mia replica. Nella mia replica chiarisco che purtroppo la sua risposta non l'ho mai ricevuta, perché lei cortesemente ha fatto avere agli organi di stampa, inclusa Radio Radicale, il testo, ma io non l'ho mai ricevuto. Magari una risposta si poteva mandare a me, non avendo il mio indirizzo presso il partito. Non importa, io l'ho sentita da Radio Radicale e grazie a Radio Radicale a memoria ho replicato. Non c'è molto da dire, perché in fondo le sue 2,5 pagine, quasi 3, in corpo normale, non dicono niente. Dicono che non spetta a lei, che non tocca a lei, che non è il caso, che però lei ha immediatamente convocato la conferenza dei capigruppo, ma già allora, non adesso. E però si è deciso che si lavori in commissione e che la commissione sta lavorando alacremente e lei prevede che fra qualche settimana, diciamo fra qualche mese, si arriverà a qualcosa di concreto. La mia replica è molto semplice. 2 punti. Primo, il Presidente della Repubblica ha scritto chiaramente urgenza, immediato, bisogna provvedere, non c'è tempo da perdere, non cito letteralmente perché quello è scritto nel testo, ma c'era un senso d'urgenza. Lui parlava di ore, massimo giorni. Lei mi risponde con settimane e mesi? Non è una risposta. Questo è il primo punto della mia replica. E il secondo, forse il più importante. Tante belle parole, molto interessante. Ringrazio. Lei quasi mi accusa di non capire nulla, perché dice, strano, una persona come lei non è informata di tutto quello che abbiamo fatto, bastava andare sul sito. Beh, io vado su molti siti, ma mi basta di vedere, di sentire, perché non l'ho vista, ma l'ho solo sentita. Nella sua lettera vedo una grave mancanza. Mancano 3 parole. Poi ho scoperto che una delle 3 c'è. Lei ha parlato di clemenza dicendo che non riguarda lei, che non è il caso. E allora diciamo che mancano le altre 2, una è indulto e l'altra è amnistia. E noi stiamo camminando per quello, si marcia per quello. Indulto e amnistia subito e riforma strutturale di tutto il sistema giustizia. Non se ne vogliono occupare, dovranno farlo, dovranno farne o ne dovranno rispondere davanti alla loro coscienza, davanti al popolo italiano e forse, se ci credono, davanti a Dio. Comunque sia, siamo anche in attesa, sicuramente sarà in attesa anche della risposta del Presidente del Senato. Ma non credo, mentre da Laura Boldrini la risposta me l'aspettavo, perché lei ha un passato, è un passato che un pochino finisce per travisarla, perché lei è abituata ai rifugiati, era dell'UNHCR, che io conosco molto bene perché da molti, molti anni faccio parte di quelli che finanziano e da quando sono stati fondati quelli che loro chiamano gli angeli del rifugiato, io ne faccio parte. Ci manda tutti i mesi una cifra fissa e quando loro hanno bisogno di soldi in più, telefono, non ne chiedono di più, gli si danno. Lei ha questa mentalità. Per lei forse contano più quelli di Lampedusa che non questi di Regina Coeli. Non li capisce, non lo sa. Secondo me dovrebbe semplicemente andare un momentino in galera anche lei. Quel nostro compagno Emilio Quintieri è stato rilasciato ieri, avrà il processo fra un paio di mesi. Ha fatto 10 mesi di carcere preventivo e lo hanno rilasciato proprio soltanto per il comportamento esemplare che lui ha tenuto in questi 10 mesi. E dentro credo per aver fumato uno spinello o peggio per aver scritto da qualche parte che sappiamo cosa. Fini Giovanardi, vabbè, lo sappiamo. Bossi Fini e Fini Giovanardi. Vanno levate di mezzo, è un assurdo.
Va bene, non allunghiamoci troppo, guarda. Grazie Laura e auguri. Le cose si sanno. Grazie ancora. Mina Welby che gira con la cassettina dei contributi. Com'è andata questa marcia? Bene, è andata. Io sono un po' stanca, però è normale. Questo era un Morgenspaziergang come Faust, ma noi non ci compromettiamo col diavolo, ma con la giustizia italiana che è peggio del diavolo. Ecco, poco tempo fa ho incontrato un signore che mi ha chiesto: ma che siete forconi? Io ho sbagliato, dovevo dire no, siamo buone forchette che sanno anche fare lo sciopero della fame, della sete, come sta facendo Marco Pannella da 4 giorni. Ecco, tutto questo che voglio dire, e lo voglio dire agli italiani che hanno la memoria corta. Grazie Mina Welby.